L'agnello di Dio immolato per noi, per mezzo del quale si può accedere al Padre, e non vi è altra via, come egli stesso dichiara con le sue parole. E le sue parole, certo, sono verità. Io sono la porta, disse Gesù. Ora, chi non entra per questa porta non ha accesso al Padre e neanche alla vita, perché altrove è scritto: chi non ha il figlio non ha la vita. È semplice vedere la strada che Dio ha scelto per la nostra salvezza, per la nostra vita, suo figlio, la sua croce. Ma spesso noi uomini instabili percorriamo vie traverse, laterali, perché non riusciamo a vedere oltre il nostro naso e non permettiamo allo Spirito Santo di condurci dritti sul retto sentiero. Certo, Cristo intercede presso il Padre e lo Spirito convince e parla al cuore, ma la salvezza, i doni e tutto ciò che è celeste si ottiene semplicemente credendo. Questa sarebbe la nostra parte in questo meraviglioso piano. Credere per diventare Suoi figlioli, credere per realizzare le Sue promesse. Ma perché l'incredulità ci tiene così lontani dal Maestro? Perché guardiamo solo con i nostri occhi e non ascoltiamo il nostro cuore? Vogliamo realizzare sempre tutto ed in breve tempo, mentre Gesù ci attende, ci cerca pazientemente, senza mai stancarsi. L'opera di Dio si racchiude nella parola: tutto è compiuto. La parte dell'uomo, se crederà ed aprirà il suo cuore, Signore, aumentaci la fede.